Buongiorno a tutte ragazze, ben ritrovate, bentornate sul canale. Allora, di cosa vi parlo oggi? In questi giorni ho pensato che sarebbe stato carino farvi un paio di video aggiornamenti, un paio di video upgrade riguardo i rossetti di determinate marche low cost da andare ad aggiungere a video già esistenti che potete trovare sul canale. Nello specifico, in questo video vi voglio parlare degli ultimi rossettini Essence che potete trovare nella gamma permanente, e ho pensato a farne un paio di questi video. Allora, uno l'ho già girato, ma non so se ve lo se l'avrete già trovato caricato sul canale o se ve lo caricherò poi prossimamente. Allora, io avevo fatto, potete trovare sul canale, perché avevo fatto già quando erano usciti già questi qua, avevo fatto già un video relativo ai primi rossetti che avevo acquistato, ed è un video che posso lasciarvi ancora tranquillamente nelle schede da poter andare a vedere se volete, se vi interessa, anche se sono colori già ovviamente usciti già da qualche anno. Ve lo posso lasciare però da vedere, perché sono comunque colori che sono ancora tuttora presenti nella gamma permanente di Essence, e quindi, siccome un video con swatch e forse anche con swatch sia sulle mani che sulle labbra, può essere ancora comunque interessante da vedere. Allora, della gamma permanente ne vedrete tre, non ne vedrete tantissimi, e poi ne vedrete due che sinceramente non sapevo se aggiungervi in questo video, perché sono due della collezione Tribal Summer, che era la collezione, credo, uscita... Io li avevo presi l'estate scorsa, però sinceramente non lo so se era una collezione estiva uscita l'anno scorso o se già io li avevo trovati. Li avevo trovati magari già in ritardo, sinceramente questo non me lo ricordo. Siccome però in questo video appunto non erano tantissimi i colori da farvi vedere, ho pensato di inserirveli, anche se purtroppo questi qui, come sapete, penso non si trovino più. Allora, non mi perdo oltre in chiacchiere e vi faccio vedere appunto i rossettini. Allora, partiamo da quello che indosso in questo momento. Questo è il 14, l'Adorable Matte. Io lo trovo ovviamente un po' meno lucido rispetto appunto agli altri rossetti della gamma. Il colore lo trovo leggermente più pieno, cioè questo già da subito ha una resa già dalla prima passata così. Vedete che comunque però, malgrado la dicitura matte, non è comunque il classico rossetto matte, perché vedete, da come vedete, riflette la luce, e la resa è questa qua, e questo bellissimo rosa matte. È un rosa mattone scuro, c'è del rosso dentro, c'è del rosa, c'è del mattone in questo colore, è molto bello. Non ce l'ho da tantissimo tempo, perché appunto questo è proprio uno quando Essence aveva aggiunto diciamo nuovi colori a questa tipologia di rossetti, l'avevo notato subito e l'avevo preso. Quindi è un colore che già esiste da un po', ma non era sicuramente dei primi usciti, perché i primi usciti arrivavano fino al 12 come colore. Quindi questo è il 14, così come questo qui, che è il numero 16, è più chiaro rispetto a quello che vi ho fatto vedere. Vedete, nello stick è così, ed è diciamo questo rosa nude che su di me, devo dire, fa piuttosto effetto My Lips But Better. Quindi non è un rosa nude, è già un po' più scuro di un nude un po' più visibile, sicuramente bello da portare per il giorno. Questi rossetti, esattamente come quelli della Debbie, vi ho fatto un video anche relativo ai rossetti Debbie, che sono questi qua, i Kiss My Lips, come quelli lì, sono appunto rossetti che, come ho detto quando ho parlato dei Debbie, sono appunto quei classici rossetti che possono essere facilmente tenuti in borsa
e possono essere anche facilmente ritoccati. Non fanno quel lavoro appunto di andare a seccare le labbra, di andare a creare appunto pellicine subito dopo. Diciamo che possono essere ritoccati con facilità. Trovo questi abbiano una tenuta leggermente più alta di questi qua e io li preferisco sia a questi della Debbie sia anche a quelli della Catrice. Quando voglio comunque una tenuta leggermente un po' più fedele, un po' più stabile nel tempo, questi devo dire che mi piacciono di più rispetto sia rispetto a quelli della Debbie sia rispetto a quelli di Catrice, gli Ultimate Color di Catrice. Allora, questi, questo appunto ve lo faccio rivedere ed è il numero 16. Tra l'altro in gamma trovo che ci siano parecchi toni nude, quindi per chi ama i nude sia sul rosato sia sul marroncino c'è parecchia scelta anche per quanto riguarda questi colori che sono i Velvet Matte. Anche questi credo si trovino in gamma permanente. Io ne ho uno solo di questi qua ed è il colore più singolare del mio, diciamo, perché questo è un colore che sinceramente non indosso spessissimo. Questo è il numero 24, ve lo faccio vedere qui, è sicuramente più chiaro, vedete, dal visto sulla mano che dallo stick. Sembrerebbe un colore molto molto cupo. In realtà poi devo dire che benché si tratti di un rossetto che si autodefinisce matte, diciamo che proprio matte proprio matte non è. Me lo ricordavo più più pieno come colore quando lo avevo swatchato, però vabbè, vedremo quest'inverno quando lo andremo a indossare. Non che la cosa mi dispiaccia, perché io non essendo abituata a indossare questi toni troppo cupi, dal colore troppo pieno, mi va bene anche così. Tutt'al più, se lo voglio poi più, diciamo, un po' più pieno come colore, è sufficiente poi andarlo a contornare e a riempire con una matita in tinta. Stavo però guardando che me lo ricordavo sicuramente più matte come colore e invece da qua sembra addirittura lucido. Guardate qui, cioè sembra luminoso quasi come gli altri. Vabbè, comunque questo qui è il numero 24, eccolo qua. E veniamo agli ultimi due, e gli ultimi due che vi faccio vedere appunto sono questi due e sono quelli della collezione Tribal Summer. Ripeto, ve li faccio vedere più per dovere di cronaca, purtroppo, a meno che non troviate qualche espositore che vi propone magari cose delle collezioni passate, purtroppo questi sono due colori che non si trovano più perché sono due edizioni limitate. Sono nello specifico un rosso e un fucsia, diciamo un tono più fucsia. Questo è lo 01, non so se ve l'ho fatto vedere, lo 01 Na Rock, ed è questo bel rosso, questo è un bel rosso non particolarmente freddo, lo catalogherei tra i rossi neutri, facilmente diciamo portabile penso da molte tipologie di colore, da molte persone, perché è proprio un classico rosso. Vedete che la cremosità e la lucentezza è la stessa assolutamente degli altri. Ce ne sono a volte, allora a volte i rossetti è successo in passato che rossetti di edizioni limitate fossero addirittura più coprenti e più resistenti rispetto a quelli che si trovavano nella gamma permanente. E tra l'altro mi dispiace che ne erano usciti alcuni, forse in edizioni, in collezioni limitate natalizie, che erano dei rossi veramente bellissimi, c'erano dei ciliegia bellissimi di qualche collezione passata di cui forse non ricordo
la Home Sweet Home, forse, aveva fatto due rossetti bellissimi che purtroppo avrebbero dovuto essere poi riproposti, secondo me, in gamma permanente, perché erano dei rossetti molto belli ed erano appunto chi li aveva ne decantava le lodi perché li riteneva più pigmentati e più duraturi di quelli nella gamma permanente addirittura. Il secondo che vi faccio vedere è questo qui ed è il Waka Waka dello 02, e invece questo è più un tono più fucsia. Questo può ricordare forse il numero 12, il 12 della gamma permanente. Forse però questo è un po' più freddo, è ancora un po' più freddo come colore. Il 12 è bellissimo, però è più rosso rispetto a questo. Quindi forse ho detto anche una cavolata, però vabbè, questo è il Waka Waka. Ripeto, questi ultimi due, ragazze, ve li faccio vedere, però purtroppo non sono più reperibili, ma sinceramente non è che siano dei colori introvabili, cioè, quindi uno è un rosso, cioè, quindi voglio dire, se vi siete persi questo colore non è niente di grave. Uno è un rosso appunto neutro, di quelli proprio molto comuni, e questo è un color fucsia, come ce ne sono tantissimi. Bene, ragazzi, allora il video finisce qui. Io appunto spero che questi video rossettosi, io li chiamo sempre rossettosi, questi video dove vi faccio appunto queste carrellate di rossetti, voi li possiate trovare sempre sempre gradevoli. A me piace molto farli. Io devo dire che, fosse per me, terrei un canale di soli rossetti, ma forse non è, insomma, magari la cosa potrebbe anche non interessare a tutti. Io vi do appuntamento al prossimo video e vi do appuntamento alla prossima. L'ho già detto, ma ve lo ripeto. Ciao e grazie.